Capitolo 13. Lasciammo Bazufan alle 8 di mattina del 4 aprile e ci dirigemmo a sud su sentieri terribilmente pietrosi, lasciando Kalatziman a ovest e costeggiando il fianco orientale del Jebel Sheikh Barakat. Musa comunicò che doveva accompagnarci per il primo tratto di strada e venne con noi fino a Deiret Azeh, un grosso villaggio musulmano di 300 o 400 case. Qui ci salutò e noi discendemmo nella fertile pianura di Sermeda, circondata dalle pendici del Jebel Halakah. A mezzogiorno fummo nel grande villaggio di Dana e pranzammo vicino alla famosa tomba del III secolo descritta da Devogu, per me il più bello dei piccoli monumenti della Siria del Nord e degno, per la sua delicata semplicità, di accompagnare il monumento coragico di Lisicrate, di Atene. Nient'altro ci tratteneva ad Ana, e una volta arrivati gli animali col carico, li mandai avanti con Mikhail e una guida locale, dando loro appuntamento con me e Najib alle rovine di Dehes. Najib si consultò con alcuni locali sull'ubicazione delle rovine, che io conoscevo solo da racconti di altri viaggiatori, e solo quando ci arrivammo scoprì di essere a Mehes invece che a Dehes. Comunque andò bene lo stesso, poiché ci ritrovammo tutti e il posto era ottimo per accamparci. Da Dana, Najib mi portò a nord, lungo la strada romana, attraverso un arco trionfale romano, la Bab el-Awa, posto all'imboccatura di una valle rocciosa. Cavalcammo lungo questa valle per circa 2 miglia, oltrepassammo una chiesa diroccata e attaccammo le montagne a ovest, passando per una gola che sbucò in un vasto plateau vicino al villaggio deserto di Ksheiba. Proseguimmo fino al villaggio di Babisca, attraverso una zona cosparsa di fiori e di ruderi di case e di chiese. C'era da commuoversi alla vista di una tale bellezza sperduta e intoccata. Sulla cima di queste colline era difficile sapere dove si trovava Bakirha, la città che volevo visitare, ma vicino a Babisca trovammo un paio di tende di pastori e chiedemmo a loro la strada. Il pastore a cui chiedemmo era un tipo flemmatico, disse che non c'era nessuna strada per Bakirha e che ormai era troppo tardi per raggiungerla e comunque lui stava andando nella direzione opposta con un cesto di uova e non ci poteva aiutare. Io però non avevo cavalcato così a lungo per demordere alla fine e con un po' di prepotenza e parecchia persuasione convincemmo il pastore a portarci sulla strada ai piedi del monte su cui c'era Bakirha. Camminò con noi per circa un'ora, poi indicò la cima del Jebel Barisha e disse «Ecco là, Bakirha!» Si girò brusco e ritornò al suo cesto di uova. Si vedevano le rovine sotto il sole pomeridiano, in alto sulla montagna. Cercammo un sentiero, ma invano. Così guidammo i cavalli direttamente tra i massi e la boscaglia spinosa. Ma c'è un limite di sopportazione anche per i cavalli siriani, e i nostri l'avevano raggiunto dopo una giornata passata ad arrancare sulle pietre. Dovevamo anche arrivare all'accampamento. Dio solo sapeva quant'era lontano, ma non potevo abbandonare i muri lucenti sulla montagna ora così vicini a noi, e dissi a un riluttante Najib di aspettarmi giù con i cavalli mentre salivo da sola. Il giorno stava finendo, così mi arrampicai di corsa, ma ricordo ancora la faticosa scalata su quelle rocce ripide, mezzo sepolte dai fiori e calde per il sole. Dopo mezz'ora ero all'entrata della città, sotto una splendida basilica ricca di bellissime decorazioni e disegni. Oltre la basilica, sul fianco della montagna, si inerpicavano le strade in rovina, completamente vuote, e apparivano le case con i balconi scolpiti e con i portici profondi, le piazze con le colonne dei mercati, e su tutto questo brillava la luce dorata del sole. Continuai a camminare verso un altro posto. Una strada larga e a curve mi portò sopra la città fino a raggiungere il limite del terreno in fiore, dove una bassa parete di roccia si frapponeva tra lo spazio aperto dove finiva il sentiero e la cima dei monti. La montagna era tagliata di netto da
da gole profonde che qua e là mostravano fazzoletti di terra coltivata e illuminata dal sole. In fondo alle gole, su un piccolo terrazzamento, c'era un grazioso tempietto. Mi sedetti vicino all'entrata da cui i fedeli accedevano al cortile del tempio. Sotto di me si aprivano le pendici settentrionali del Jebel Barisha e bellissime valli ampie e la catena di monti coperti di neve del Giaur Dagh, immersa in una leggera nebbiolina. Il tempio, la città e l'altura, tutto era deserto, fatta eccezione per un pastorello che su uno sperone di roccia suonava col piffero una melodia dolce e primitiva, mentre il gregge brucava sparso. Il suono del piffero racchiude nella sua bellezza la voce della solitudine. Saliva acuto, chiaro e calmo verso l'ingresso del tempio, cavalcando le onde profonde dell'aria montana, profumata di fiori e colorata dai raggi del sole che tramontava. Uomini erano venuti, uomini se n'erano andati. La vita aveva abitato i fianchi della collina e poi li aveva abbandonati, lasciando ancora il dominio sulle rocce e sugli arbusti, in fiore, ai vecchi dei, in pace, solitudine e bellezza. All'ingresso del santuario cantai le mie lodi, ringraziai e me ne andai felice. Najib mi venne incontro con un'espressione di sollievo. Grazie a Dio, disse. Non ho fumato una sigaretta da quando vi ho persa di vista, eccellenza. Per un'ora ho detto preghiamo Dio che non trovi un ladrone tra le rocce. E così, per rifarsi, accese la sigaretta che prima non aveva potuto arrotolare per l'ansia provocatagli dalla mia assenza. Sebbene non possa giurare che fosse davvero la prima, fui commossa dalla sua preoccupazione. Allora pensavo, ma la marcia del giorno seguente mi smentì, che stessimo raggiungendo la piana di Sermeda su un sentiero pessimo. Arrivati ai piedi della collina, svoltammo a sud dentro una valle, una stretta striscia coltivata che si snodava tra le rocce e che dopo poco si allargò, e ci trovammo in un grande e moderno villaggio dove ci annunciarono che il nostro accampamento era più avanti. Alle 6:15 arrivammo stremati a Mehes, o Dehes, una delle due, e sapevamo che avremmo messo i cavalli a dura prova se avessimo proseguito per un altro miglio. Mehes era un posto meraviglioso dove accamparsi. Non capitava spesso di poter piantare le tende lontano dalle abitazioni. I mulattieri morivano dalla voglia di gustare la cagliata acida e altri lussi della civiltà, e anch'io desideravo soddisfare il palato, ma la calma dell'accampamento mi attirava di più. La notte era tranquilla e chiara. Ci addormentammo nella navata diroccata di una chiesa, dormendo il sonno dei giusti dopo le fatiche della giornata. C'erano altre rovine che volevo visitare prima di lasciare le montagne. La chiesa di Kalb el Ozeh, che era descritta a ragione come la costruzione più bella dopo Kalat Siman in tutta la Siria del Nord. Feci fare agli animali col carico il percorso lungo le valli, intimando a Faris, inutilmente, di non perdere tempo, e mi preparai ad attraversare a cavallo con Mikhail. E Najib, due catene montuose, il Jebel Barisha e il Jebel El Ala. Meglio sarebbe affrontare la salita sulle rocce a piedi, ma andare a cavallo attraverso il Jebel El Ala fino a Kalb el Ozeh dà un'idea delle capacità atletiche di un cavallo. Credevo di conoscerne già le straordinarie qualità finché non feci questa esperienza. Portammo i cavalli su una collina pietrosa a ovest di Mehes e arrivammo in cima al Jebel Barisha. Qui il paesaggio era ancora più roccioso, ma qua e là c'erano gruppetti di ulivi, vigne e magri campi di grano. Tutte le sporgenze e tutte le rientranze erano giardini di fiori selvatici. Degli alti iris blu schiudevano i delicati boccioli sotto cespugli di alloro aromatico e le rosse dafne odorose profumavano l'aria. Questo paradiso era abitato da un contadino burbero, un uomo per nulla affabile e parecchio taciturno.
dopo aver tentato di trattare con lui con scarso successo. Il costo dei suoi servizi era assurdo, ma eravamo nelle sue mani e dovemmo accettarlo. Decise di portarci a Kalb lo Zeh e ci condusse giù dal Jebel Barisha lungo un sentiero a precipizio tagliato nella roccia, che era talmente ripido e stretto che avemmo grosse difficoltà a dare il passo a un gruppo di donne che venivano su dalle basse pendici con delle fascine. Fascine erano Daphne in fiore e a loro. In fondo a questa discesa a rompicollo c'era una valle profonda, con un lago da un lato e di fronte a noi si ergeva il Jebel El Alaa. Secondo me una parete di roccia impossibile da scalare per i cavalli. Il laconico contadino che era con noi, non ne ricordo il nome, ma meglio così, ci indicò che il sentiero proseguiva su questa parete. Siccome Najib mi sembrò consenziente, lo seguì col cuore in gola. È impossibile descriverlo. Balzavamo e rozzolavamo sulle pareti di roccia e con noi i nostri animali che si arrampicavano sul bordo di piccoli precipizi dove, se fossero caduti, si sarebbero fracassati tutte le ossa. La provvidenza ci aiutò e arrivammo sani e salvi in un posto bello come quello che avevamo trovato sulla cima del Jebel Barisha. All'inizio di un boschetto di ulivi, la nostra guida si girò e se ne andò, e dopo poco arrivammo a Kalb lo Zeh. Non so se una volta ci fosse un piccolo insediamento intorno alla grande chiesa. Ora ci sono solo dei ruderi di case, e la chiesa è praticamente la sola in piedi e unica per bellezza tra i monumenti dell'arte siriana. Subito colpiscono il Nartece a torre, le grandi campate della navata centrale, l'abside adornata con colonne incassate, la bellezza ineguagliabile delle decorazioni e la perfezione delle proporzioni di tutto l'edificio. La semplice e meravigliosa architettura romanica è nata nel nord della Siria. È di magra consolazione il fatto che il vigore creativo, evidente a Kalb lo Zeh, non ha avuto il tempo di cadere in decadenza. Avevo sentito o letto che sulle montagne vicino a Kalb lo Zeh si potevano trovare dei villaggi drusi, abitati da emigranti che venivano dal Libano, ma dato che non li avevo ancora incontrati, mi ero quasi dimenticata di loro. Vicino alla chiesa c'era una mezza dozzina di casupole e gli abitanti di queste uscirono a guardarmi mentre fotografavo. Inconsciamente fui attratta da sguardi conosciuti di occhi tratteggiati col kohl e da alcuni modi di fare difficili da spiegare, ma a me familiari, per la loro spontaneità e amichevolezza, con un che di superiorità. Quando le donne si avvicinarono alla piccola folla, mi cadde l'occhio sulle catene e sulle fibbie d'argento che indossavano e ricordai vagamente di averle viste in un altro posto. Quando stavamo per andarcene, un uomo piuttosto vecchio si fece avanti e disse che ci avrebbe accompagnato per un'ora, perché la strada per Harim era difficile da trovare. Avevamo appena percorso insieme 50 yarde che mi si aprirono gli occhi e capii ciò che il mio inconscio mi suggeriva. «Mashallah!» dissi. «Siete drusi!» L'uomo cercò preoccupato gli sguardi di Najib e di Mikhail, che erano dietro di noi, abbassò la testa e continuò a camminare senza parlare. «Non devi aver paura», gli dissi. «Il soldato e il mio servitore sono fidati». Tirò un respiro di sollievo e disse: «Siamo in pochi sulle montagne, temiamo i maomettani e ci nascondiamo perché siamo drusi e abbiamo paura che ci caccino via. Abbiamo non più di 200 case in tutto». «Speravo di trovarvi», gli dissi, «perché conosco gli sceicchi nel Hauran che sono stati molto gentili con me. Allora voglio salutare tutti i drusi dovunque li incontri». «Allah!» disse. «Conosci i Turshan?» «Oddio, sì!» risposi. «Shibli è suo fratello Yahya?» «Conosco Yahya. Shibli è morto». «Morto?» esclamò. «Oh, santo cielo! Shibli morto!» E così si informò di tutte le novità della montagna e ascoltò estasiato i miei racconti, che non avrei mai pensato che sarebbero stati apprezzati a tal punto così lontano da Salkhad. Improvvisamente smise di far domande e si allontanò dal sentiero per avviarsi verso una vigna in cui un giovane stava potando la vite. «Figlio mio!» gridò. «Shibli e la Trash è morto! Prestami le scarpe, che vado con la signora ad Harim! Le mie sono rotte!» Il giovane si avvicinò e si sfilò le ciabatte di cuoio rosso.
Apparteniamo a Dio, disse. Ho visto Scibli solo un anno fa. E dovetti ripetere anche a lui i dettagli del fatto. Continuammo il cammino lungo le cime pietrose dei monti, fendendo la distesa di dafne rossa che cresceva in gran quantità, e mentre camminavamo parlavamo fra noi come se fossimo stati vecchi amici che si erano incontrati dopo molto tempo. Arrivati in fondo al Jebel el-Ala, scorgemmo Harim sotto di noi e insistetti perché il mio compagno di viaggio si risparmiasse la fatica della discesa. Accettò malincuore di tornare indietro e mi coprì per 5 buoni minuti di benedizioni, poi mi salutò. Di lì a poco tornò ancora indietro per essere sicuro che non sbagliassimo strada. «E la prossima volta che vieni sul Jebel el-Ala, disse, devi accamparti a Kalb lo Zeh e stare almeno un mese. Ti daremo noi tutto quello che ti serve e ti mostreremo tutte le rovine. Ora possa tu andare in pace e in sicurezza, a Dio piacendo, e possa tu tornare l'anno prossimo in pace e in salute. Che Dio ti protegga e ti dia la pace», gli dissi di rimando. Così ci separammo e nel profondo del mio cuore sentivo per questa gente un grande affetto che non si sarebbe mai spento. Possono essere crudeli in battaglia, e questo è ampiamente provato. Alcuni li considerano traditori, altri avidi, ma quando incontro un druso lo saluto da amico e sono sicura che la mia fiducia in loro non è mal riposta. Il castello di Harim si trova su una collinetta all'imbocco di una delle poche gole che dà accesso al Jebel el-Ala. Più avanti si stende la grande pianura dell'Oronte, che un tempo era il grande granaio delle città di Antiochia. La gran parte della parte settentrionale della pianura è allagata e forma il lago paludoso che i siriani chiamano El Bahra, riempito fino all'orlo dalle piogge recenti. Da Harim ci dirigemmo verso sud e cavalcammo ai piedi del Jebel el-Ala fino a Salkin, un percorso memorabile per l'estrema bellezza di quel territorio. Non ho mai trovato una fertilità così abbondante in tutta la Siria. Boschetti di ulivi e mandorli crescevano nella grassa terra insieme con l'orzo e l'avena. Ai bordi della strada si sviluppavano dei grovigli di ginestra spinosa e di ginestrella, di dafne e di more, e ogni angolino al sole era blu di iris stilosa. Salkin stessa era in una valle boscosa tra numerosissimi ulivi che arrivavano quasi all'Oronte, molte miglia più in là. Smontammo da cavallo prima di arrivare in città, in uno spazio aperto tra gli alberi di ulivo. Erano le 5, ma Faris non era ancora arrivato. Così lo attendemmo comodamente sotto gli alberi. Il nostro arrivo provocò agitazione tra la gente che sedeva sull'erba nella quiete della sera. Presto uno di loro, che era sicuramente uno che contava, si avvicinò a noi con calma, accompagnato da un servitore, e mi invitò ad andare a riposare a casa sua. Era un uomo massiccio, anche se non ancora di mezza età, e di atteggiamento piacevole. Accettai l'invito, così avrei capito cosa aveva da offrire Salkin. Bisognerebbe sempre cogliere ogni opportunità per allargare il cerchio delle proprie conoscenze, soprattutto in paesi stranieri. Presto scoprii di essere capitata in casa dell'abitante più ricco della città. Muhammad Ali Aga era figlio di Rustum Aga, circasso di nascita e servitore della grande famiglia circassa di Kakia Azadeh in Hamadan. Questo è il loro nome arabo. I persiani li chiamano Kat Kuda Zadeh. I Kakia Azadeh erano emigrati ad Aleppo 2 secoli prima. Erano diventati estremamente ricchi grazie agli affari che sanno fare i circassi. In quel momento erano una delle famiglie più potenti di Aleppo. I loro servitori condividevano la prosperità e Rustum Aga, da uomo prudente, accantonò denaro a sufficienza per comprare della terra a Salkin, vicino alla grande proprietà del suo padrone nella valle dell'Oronte. La fortuna gli arrise, così tanto che una figlia della famiglia Kakia andò in sposa a suo figlio. Non appresi tutti questi dettagli subito, quindi fui stupita nel vedere, mentre sedevo nel harem di Muhammad Ali, con quanta deferenza lui trattava sua moglie. E mi chiedevo come mai la piccola donna dagli occhi vispi e dal viso angoloso che non aveva generato figli maschi godesse di tanto rispetto da parte del marito.
Allora non sapevo che era la sorella di Reshid Aga Kakiazadeh. L'unica figlia di Muhammad Ali, una bambina di 6 anni, anche se considerata inutile per il suo sesso, era comunque la cocca di suo padre. Lui mi parlò a lungo della sua educazione e del suo futuro, mentre mangiavo le deliziose olive e la marmellata di ciliegie che le donne di servizio mi avevano portato. La Khanum fu tanto gentile da preparare lei stessa il caffè e apprezzò il mio cappello di feltro mal ridotto, buttato sul divano vicino a me, in parte camuffato dalla sciarpa rosso e argento. «Che bel cappello europeo!» disse. «Perché nasconderlo con un mendil, quando è così bello?» Detto ciò, tolse la sciarpa di seta e la corda di pelo di cammello dal cappello e lo pose così, indecente nella sua nudità, sui riccioli scuri di sua figlia e dichiarò che era il più grazioso copricapo del mondo. Alle 6 arrivò la notizia che gli animali col carico erano arrivati, ma prima di potermi avviare all'accampamento dovevo far visita a Rustum Aga. Era steso su un divano coperto da imbottite di seta, in una stanza al piano di sopra, che dava sul ruscello impetuoso e sui 2 grandi cipressi che rendevano Salkin ancora più pittoresca. Stavano come 2 alte sentinelle nere di fronte all'entrata della casa. La prima e la più grande sulla strada tutta curve del villaggio. Rustum Aga era vecchio e malato. Il suo viso poggiava come il volto di un cadavere sulla seta giallo pallido delle coperte. Sembrò gradire la mia visita, anche se quando aprì la bocca per salutarmi fu preso da un attacco di tosse talmente forte che sembrò strappargli l'anima dal corpo. Non appena si riprese, si informò sulle ultime notizie circa la Russia e il Giappone e mi meravigliò il fatto che un uomo così vicino alla fine preferisse informarsi sulla nostra situazione politica piuttosto che parlare della pigrizia del suo giardiniere che trascinava la falce tra i cipressi dell'ingresso. Come mi sedetti per cena nella mia tenda, vennero 2 dei servitori di Muhammad Ali e mi portarono barcollando un grande orcio pieno di olive dei giardini di Salkin conservate nel loro olio. Portarono anche la richiesta, da parte del loro padrone, di venire a passare un'ora con me e gli mandai a dire che per me sarebbe stato un onore. Venne più tardi con 2 persone che lo aiutavano a trasportare la sua pipa d'acqua e, messosi comodo, iniziammo una piacevole conversazione accompagnata dal gorgoglio tranquillo e benevolo della pipa. Mi disse che Salkin era una delle molte città seleucidi e che era stata fondata da Seleuco I in persona, come luogo di villeggiatura estiva per gli abitanti di Antiochia. Aggiunse che il posto in cui ero accampata e il cimitero più avanti erano il sito originale della città seleucide e che, tutte le volte che scaviamo per una sepoltura, disse, troviamo pietre incise e talvolta con delle iscrizioni. Non mi sembrava insolito che la piana fertile sotto i monti fosse stata scelta dalla gente di Antiochia per costruirci le case di campagna, ma non ho ulteriori prove che lo confermino. Disse anche che suo cognato Reshid Aga era da lui e sperava che potessi passare a salutarlo prima di partire il giorno dopo. Reshid Aga Kakiazadeh era sì il primo notabile della regione, ma era anche il più grande esotico. Lo trovai di mattina presto seduto sotto i cipressi vicino al ruscello, schiumeggiante. Difficile immaginare un volto più malvagio, paragonato alla dolcezza del luogo e alla tiepida luce del sole. Era un uomo alto, dai modi arroganti. La fronte bassa nascondeva un mare di pensieri maligni. Gli occhi erano orribilmente strabici, le labbra spesse e voluttuose sputacchiavano vane millanterie e ordini aspri che costituivano l'argomento principale dei suoi discorsi. Era avvolto in un mantello sbiadito di seta e fumava una pipa d'acqua con un bocchino ingioiellato. Di fianco aveva un mazzo di fiori primaverili che prendeva e annusava mentre parlava con me, offrendomi i migliori alla fine. Uno dei privilegi del viaggiatore responsabile è che non è tenuto a evitare la compagnia dei farabutti. E quando seppi che il mio amico Muhammad Ali avrebbe accompagnato Reshid Aga a casa ad Alani e che era sulla mia strada, accettai la loro proposta di partire insieme. Portarono i cavalli sotto i cipressi,
e trottando attraversammo i boschi di olivi per raggiungere la valle dell'Oronte. Reshid Aga montava una splendida giumenta araba, il cui mantello nero brillava tanto era stato strigliato. Il morso era morbido, la testiera consisteva in una catena d'argento, le briglie erano guarnite da ornamenti d'argento, ed era un piacere osservare ogni suo movimento. Il suo padrone continuava a volgersi verso Muhammad Ali, che trotterellava su un bel mulo al suo fianco, sollecitando il suo apprezzamento per la cavalla, e quando quest'ultimo rispose ossequiosamente alle richieste, le sue lodi furono avvalorate e ampliate da quelle di un vecchio grasso che era con noi e cavalcava un povero scarno pony. Era il motteggiatore e l'adulatore in servizio stabile dei cachi Azzadè e, a giudicare dal suo aspetto, ruffiano del suo datore di lavoro in quanto ai vizi e connivente in quanto ai crimini. Ecco in che strana compagnia ero quella mattina di aprile. Aj Najib ci seguiva trotterellando soddisfatto, ma Mikhail, che teneva in gran conto le convenienze sociali, non riusciva a nascondere la propria disapprovazione e rispondeva a monosillabi quando il Lekapiedi o Reshid Aga si rivolgevano a lui, mentre invece si apriva a Muhammad Ali, che riteneva a ragione fatto di un'altra pasta. Cavalcammo per un'ora su un terreno morbido ed elastico con Reshid che man mano indicava la bellezza dei suoi possedimenti. Tutti quei giardini di ulivi sono miei, diceva. Per Dio e il suo profeta, non ci sono ulivi come quelli da nessuna parte. Ogni anno vengo da Aleppo e assisto personalmente alla raccolta delle olive, altrimenti i furfanti che lavorano per me mi fregano, che Dio li maledica. Ecco perché ho dovuto costruire una casa ad Alani. Un uomo deve pur stare comodo e vivere in maniera decorosa, ma la vedrai perché devi mangiare con me. La mia tavola è sempre imbandita per i visitatori. Tutti intorno alla casa ho piantato dei gelsi, 10.000 arbusti negli ultimi 5 anni. Alleverò bachi da seta, a Dio piacendo, in gran numero. Ehi, Youssef, mostrale le scatole di uova che vengono dalla terra di Francia. Il Lecapiedi estrasse dalla camicia una piccola scatola di cartone con stampato il marchio di una ditta francese, ma prima che potessi esprimere il mio compiacimento per l'industriosità dell'aga, la sua attenzione era stata attirata da alcuni contadini che stavano potando gli ulivi in un modo che a lui non piaceva. Spronò il cavallo direttamente verso gli alberi, vomitò ingiurie e maledizioni verso i poveretti che stavano lavorando, poi tornò di fianco a me e ricominciò a raccontarmi le sue prodezze. La casa era grande e nuova, con mobili di lusso e specchi con cornici dorate. L'aga non fu soddisfatto finché non ne visitai e non ne ammirai ogni angolo, e il Lecapiedi mi dava il là perché esprimessi le mie lodi e i miei complimenti. Mi fece capire che avrei dovuto soprattutto complimentarmi per le stufe di ferro presenti in tutte le stanze. Indubbiamente aggiungevano comodità a quell'ambiente pittoresco. Fatto ciò, ci sedemmo su un divano in attesa del pranzo. L'aga ingannò il tempo raccontandomi con un'indignazione esagerata le sue lotte contro il governo corrotto e prepotente che lo opprimeva, ma dimenticava che ciò che doveva sopportare per mano di chi era più in alto di lui gli faceva comodo esercitarlo su chi era sotto di lui. «Dio mio!» biascicò. «Hai visto come fatico per i miei ulivi? Pianto gelsi e mando a prendere lontano le uova dei bachi da seta con cui posso iniziare un nuovo commercio ad Alani. Pensi che il Vali mi sia grato?» No, per il profeta. Mi manda i suoi uomini a dire: aspetta, fermati, dobbiamo calcolare quanto ti possiamo tassare. E quando volevo costruire un mulino sul fiume per macinare il grano, dissero: fermo, non è legale. Poi mi mandarono a chiamare nel bel mezzo del raccolto, cavalcai come un fulmine fino ad Aleppo, dove mi fecero aspettare giorni e settimane, mi proibirono di lasciare la città. E per Dio, urlò l'aga battendo un pugno su un tavolino intarsiato, li ho fregati. Sono andato dal Cadì e ho chiesto: da chi viene l'ordine? Lui mi ha detto: dal Vali. Allora sono andato dal Vali e gli ho detto: da chi viene l'ordine? Lui ha risposto: non so, forse dal Cadì. Ho chiesto a tutti e due di mettermelo per iscritto, ma non hanno voluto e così mi hanno lasciato andare. Nel mezzo di questi racconti furono annunciati 3 visitatori. Si sedettero rispettosamente sul divano di fronte e si profusero in saluti e complimenti. L'aga
Li ricevette come un imperatore riceve i suoi sudditi e uno di loro colse al volo l'occasione per sussurrarmi a voce alta, in modo che tutti sentissero: «Avete visto che signora è Laga? È come un re in questo territorio». Al che Laga assunse un atteggiamento ancora più regale. Finalmente ci sedemmo a una tavola imbandita con ogni tipo di squisitezze siriane. Poche cucine possono battere quella siriana. Laga parlava e mangiava con la stessa smania e nello stesso modo passava agli ospiti un piatto dopo l'altro. Nel bel mezzo della festa arrivò un servitore e gli disse che c'era un fellah che voleva parlargli. «Fallo entrare», disse Laga con indifferenza. Sulla porta apparve un contadino vestito di stracci che gettò uno sguardo mezzo cupo e mezzo spaventato alla compagnia e all'abbondanza del cibo raffinato. «La pace sia su di te, Aga», esordì. Ma appena vide il supplicante, l'aga balzò in piedi come una furia. Il viso divenne rosso, gli occhi storti gli uscirono dalle orbite e colpì il tavolo col pugno, gridando: «Vattene, che Dio possa stramaledire te e la tua progenie e distruggere la casa di tuo padre. Vattene, ti dico, e porta i soldi, o mando in prigione te, tua moglie e la tua famiglia a morir di fame». «Oh, aga», disse l'uomo con dignità contro la rabbia dell'altro, «solo un po' di tempo, lasciami solo un po' di tempo». «Non un giorno di più, non un'ora di più», urlò Laga. «Via, vattene, e stasera porta i soldi». Il contadino sparì dalla soglia senza aggiungere altro. Laga si sedette e continuò la conversazione e il pasto interrotti. Gli altri ospiti continuarono a mangiare come se non fosse successo niente, ma io mi vergognai di sedere alla destra di Rashid e dopo non mi dispiacque affatto dirgli addio. Laga ci fece scendere sull'oronte e ci fece trasbordare sul suo traghetto. Raggiunta l'altra sponda, Mikhail provocatoriamente prese dalla tasca una crosta e cominciò a mangiarla. «Non hai mangiato ad Alani?» gli chiesi. «Non mangio con quelli lì», rispose freddo Mikhail. Al che Najab, che non si era fatto scrupoli di godere del lusso inusitato di un pasto luculliano, fece cenno di sì e disse: «Laga è un uomo cattivo, che Dio lo ricompensi in base alle sue azioni. Spreme i poveri fino agli ultimi metalik, prende le loro terre e li caccia da casa loro a morir di fame». «È ancora peggio», disse Mika il fosco. «Buon Dio!» esclamò Najib. «Tutti quelli che hanno una bella moglie o una bella figlia hanno paura di lui, perché quello non si ferma finché non ha preso la donna. Per Dio è Maometto, profeta di Dio, e quanti uomini ha ammazzato per portare le loro donne nell'harem. Non c'è nessuno più detestato di lui». «La legge non lo può fermare?» chiesi. «Chi mai può fermarlo?» rispose Najib. «È ricco, che Dio possa distruggergli la casa». «Mikhail», gli dissi mentre ci facevamo strada tra i campi melmosi, «ho viaggiato molto nel tuo paese. Ho visto e conosciuto molta gente, ma difficilmente ho incontrato un povero senza fare amicizia con lui, mentre i ricchi ho sempre cercato di evitarli. Come mai? È vero che in Siria la ricchezza cambia il cuore di un uomo? Sai, nel mio paese non tutti i potenti sono virtuosi, ma neppure mascalzoni. Tu, i drusi di Kalb lo Zeh e Musa il curdo, anche voi, se foste ricchi, diventereste come Rashid Aga?» «Signora», disse Mikhail, «il cuore è lo stesso, ma nel tuo paese il governo è giusto e forte, e ogni inglese deve obbedire, anche i ricchi. Mentre qui da noi non c'è giustizia, il ricco mangia poco e il povero meno, ancora, e il governo mangia tutto. Soffriamo e preghiamo Dio di aiutarci, perché non ci possiamo aiutare fra di noi. Ma almeno non ho mangiato il pane di Rashid Aga», concluse saggiamente Mikhail, e io e Najib chinammo il capo. Ci aspettavano le 5 ore peggiori di viaggio. Può darsi che questa fosse una punizione per me e Najib, che avevamo mangiato alla tavola del malvagio, ma è vero che tutte le punizioni della provvidenza colpiscono parimenti il giusto e l'ingiusto. Prova ne è che anche Mikhail soffrì come noi. Il giorno prima ci avevano distrutto le rocce, ora all'opposto ci distrusse il fango. Il fango fu una tortura 1000 volte superiore. Per 5 ore percorremmo una terra dove non c'era una pietra e pendii dove la melma collosa si alternava a profondi pantani, dove i cavalli sprofondavano fino ai sottopancia. E quando finalmente emergemmo da questa palude ed entrammo nella valle dell'Oronte,
Uomini e animali erano esausti. L'altura che avevamo percorso si era tramutata in creste rocciose e picchi. Avevamo la vasta valle sulla destra, piena a metà di acqua alluvionale, e oltre la valle c'era una splendida catena di monti. Poco dopo avvistammo le torri bizantine e le mura che spuntavano dalla cresta della montagna, e tra filari di alloro in fiore procedemmo incespicando sul fondo sconnesso della strada romana che portava ad Antiochia. La strada era stata anche occupata da un affluente dell'Oronte che scorreva tranquillo sul selciato. La vista di Antiochia mi diede una certa emozione. La città era stata per molti secoli la culla delle arti e la sede di una delle civiltà più fastose mai esistite al mondo. L'Antiochia moderna è come un paio di pantaloni troppo larghi. Le mura del castello, sulla roccia e sulla collina, cingono un'area in cui la città si è ristretta. Tuttavia, è ancora uno dei posti più belli, con la grande collina frastagliata come sfondo, una corona di mura e una distesa di tetti rossi nell'ampia e fertile valle dell'Oronte. I terremoti e le mutevoli piene del fiume hanno capovolto e poi coperto di fango i palazzi della città greca e di quella romana. Eppure, mentre mi trovavo al tramonto sul pendio erboso del cimitero dei Nosairiè, sotto il Monte Silpius, dove mi ero accampata, e mentre poi osservavo i tetti rossi sotto la luna crescente, capivo che l'inalienabile eredità di Antiochia era la bellezza.